scritto e Ilaria De Geronimo, De Stefano, scusa, che saranno i lettori. Beh, grazie, spero che sia una bella serata. Buonasera, sono Massimo Bacigalupo e mi è stato chiesto di salutarvi a nome della direzione della biblioteca universitaria e in particolare della dottoressa Cetta Petrollo che appunto dirige valorosamente questa biblioteca in questo momento anche difficile e importante del trasferimento in questa bellissima sede che però presenta tutto un sacco di problemi che potete immaginare, ma tra le belle cose che questa sede offre c'è appunto la possibilità di fare incontri come questi in questa sala moresca molto pyroniana, per cui grazie da parte della direzione della biblioteca che ci ospita. E invece l'oggetto della serata è la presentazione di questo libro di Vincenzo Patanè, L'estate di Unghiro, The Summer of a Dormouse, il mito di Lord Byron attraverso la vita, i viaggi, gli amori e le opere. È un libro massiccio di cui vedo che già qualcuno di voi ha acquistato delle copie, perché c'è un banco qui di fianco dove potete procurarvelo. L'autore Vincenzo Patanè vive a Venezia e ci ha fatto il regalo di venirci a parlare di questa sua impresa massiccia, perché è un librone, un grosso libro, grossa fatica si suol dire, ma probabilmente la fatica c'è, però devo dire che non si vede, perché è un libro scritto con amore, ma anche con passione, ma anche con spirito critico, per cui tutto quello che c'è scritto è documentato e su Biabano si sono scritte probabilmente centinaia di biografie in cui spesso la fantasia galoppa, come sempre quando si scrive le specie delle biografie romanzate, no? Esistono anche esempi tutt'oggi di scrittori che, anche importanti, che scrivono queste biografie fantasiose, che in qualche modo anche delle volte hanno il difetto di sostituire la lettura dei libri, per cui c'è gente che legge le biografie di Kafka o di Tolstoi, no? E non legge o di Proust, e così si risparmia la fatica, pensa di leggere Proust perché è più facile leggere la biografia. Il libro di Patanè non appartiene a questo genere, perché invece è un libro molto documentato e non sostituisce la lettura di Byron, anzi ne offre ampi scampoli della sua opera, no? Spesso sempre citata correttamente, i versi con i riferimenti a chi sono i traduttori, sempre in italiano, ma questo se non libro sarebbe stato 1000 pagine probabilmente anziché 700. Però appunto è un libro che fa parlare questo straordinario personaggio di cui tutti si sono invaghiti, e continua a citare uno straordinario interesse, l'interesse non viene meno per Byron, che conserva questa fama internazionale, e questo lo dimostra anche il fatto che oggi sappiamo che queste presentazioni sono sempre un po' difficili da gestire, ma il pubblico ha corso e anche è confortante vedere tante persone interessate in questo personaggio solforoso e senz'altro intrigante, come si dice, no? Con quell'anglicismo, no? Intriguing, no? Insomma, Byron si potrebbe parlare, sono questi scrittori, noi siamo innamorati di tanti grandi scrittori, uno è James Joyce, di cui lunedì faremo la lettura proprio in questa stanza alle ore 14:15 mi pare, alle 14 sì, leggeremo il capitolo della biblioteca qui, alle ore 15 invece sempre con l'associazione Genova Piedi. Comunque Joyce, per esempio, è un altro scrittore su cui esistono milioni di parole, intorno ai milioni di parole che lui ha scritto. Io mi sono occupato, per esempio, di Ezra Pound, che è uno scrittore su cui anche esiste forse più di idee, chiacchiere su di lui, tutti insomma, che in fondo... Però Byron in realtà ha un'opera talmente poderosa che non è facile possederla tutta e su cui esistono tante leggende. Ora però non voglio rubare troppo spazio, però appunto questo libro a me è arrivato fuori dal nulla, perché Patanè non è, ha la fortuna,
se vogliamo dire così, di non essere un collega, cioè di non essere un docente universitario, insegna storia dell'arte, credo, e dunque si muove liberamente, è un battitore libero, guidato dalla sua capacità critica, dalla sua passione. Naturalmente i libri degli universitari spesso sono illeggibili perché noiosi, i libri dei non specialisti o dei non accademici spesso sono approssimativi, e Patanel non è né approssimativo né noioso, anche perché con un argomento come Byron, però sono sicuro che su Byron si sono anche scritti molti libri noiosi, perché non c'è nulla come un cattivo, come disse una volta Montale, i poeti hanno la disdetta di finire nelle mani delle persone meno adatte a capire la poesia, cioè i professori, perché i professori per definizione non capiscono niente di poesia. In Montale dice: poveri poeti, gli unici che poi scrivono dei poeti sono i professori, no? Per fortuna che ci sono i poeti che vivono sulle labbra delle persone, come i grandi, appunto, i grandi romantici, e lo stesso Montale. E oggi sentiremo anche i lettori dell'associazione Genova Piedi darci anche qualche esempio dei versi di Byron. E per cui ecco, è un libro che viene così, che nasce un po' con un fungo, però anzi una fungaia piuttosto abbondante. E che cos'è? È una biografia? È un saggio critico? È una raccolta di documenti? È anche originale nella stesura, per cui in qualche modo Patanel è riuscito a risolvere il problema di trattare tutto questo materiale in maniera che mantiene sempre desta l'attenzione, senza fare nacque nel tal giorno, fece questo, fece la pipì, no? Fece l'amore. Riesce a trattare vari argomenti in capitoli concentrati su singoli temi. Vi leggo solo appunto i titoli: il primo si chiama Byron e Gordon, il bel tenebroso, lo spartano sibarita, il ribelle e l'esule, le donne, Annabella, che è la moglie se ben ricordo, le figlie, i ragazzi, è il tema della bisessualità di Byron che emerge, ma non spropositatamente, emerge fra, insomma, l'erotismo di Byron. Quando si pensa a Byron si pensa sempre a un campione dell'eros, no? Per cui la sessualità ha naturalmente il suo peso centrale, come nella vita di tutte le persone, immagino quasi tutte. Ma Byron forse ha più importanza perfino che nella vita di noi, non Byron, no? Lui era tutto faceva un po' l'eccesso, anche quelle cose lì. Poi lo scrittore, ecco, poi si arriva poi a una parte proprio dedicata all'opera, e questo è perché c'è anche tutto un discorso che si potrebbe aprire su se Byron viene o no letto, perché tutti appunto sono quegli scrittori, si dice da qualche parte, credo nella prefazione scritto dal mio collega e amico Masolino D'Amico, che Byron è il primo scrittore personaggio, cioè anticipa appunto quei Joyce, quei Pound, quegli Hemingway, che in qualche modo appunto pochi hanno letto Ulisse, pur in realtà molti l'hanno letto perché lo leggiamo qui a Genova, ma ce ne sono più persone che sanno, no, il personaggio, no, di questo scrittore spiantato e così via. Pochi, no, leggono Pound, ma tutti sanno un po' che personaggio era. Pochi poi sanno in realtà quale fosse l'importanza di Hemingway dal punto di vista della letteratura, che è immensa, e invece sanno che è uno che faceva la caccia grossa, no? Insomma, conoscono le sue avventure sentimentali, eccetera. Per cui con Byron c'è anche un po' questo tema dello scrittore personaggio, dove il personaggio, specie in una terra straniera, sostituisce poi la conoscenza dell'opera, perché chi è che oggi poi legge i poeti romantici se non nelle antologie? E pochi anche probabilmente leggono i capolavori di Byron, che fra l'altro sono divertentissimi, esattamente come divertentissimo è l'Ulisse di Joyce. Fra l'altro Byron era uno dei grandi numi, no? Dei grandi fari di Joyce, perché Byron era l'eterno ribelle, naturalmente satanico, e Joyce si vedeva anche come ribelle satanico byroniano. E, per cui
per cui c'è un tema appunto su cui adesso potremmo anche parlare, è questa, è l'opera, in fondo misconosciuta, specialmente da noi, credo che abbiamo delle vaghe idee su questo poeta romantico che si innamorava delle ragazze greche o dei ragazzi greci, a seconda di come soffiava il vento e di chi incontrava per primo, non lo so. E poco invece sappiamo che ha scritto delle opere, no, di grandissima genialità, fra l'altro ispirate alla cultura italiana, perché lui si rifece molto ai poemi italiani, eroicomici, e che parte di queste opere furono proprio scritte a Genova anche, per cui ragione di più perché noi dovremmo conoscere, però poi non è nemmeno facile trovarle. Andiamo in una libreria, troviamo qualcosa di Byron, troviamo forse il libro di Patané, e che adesso però, a cui però adesso tocca il compito di parlare di questa sua Byron mania. Credo che sia. Sì. Grazie a tutti di essere qui, per me è un piacere. Tra l'altro ci tenevo particolarmente a presentare il mio libro nelle quattro città dove Byron ha vissuto in Italia: Venezia, Ravenna, Pisa e Genova. Per me era molto importante e quindi la tappa genovese è tutt'altro che casuale, è una cosa voluta e che è stata realizzata grazie agli amici dell'associazione. Dunque, che cosa dire? Indipendentemente dall'interesse personale che ho nei confronti di Byron, credo che l'Italia si stia comportando in maniera non molto generosa nei confronti di Byron. Byron ha amato moltissimo l'Italia, l'ha eletta a sua seconda e poi di fatto è diventata la prima patria, probabilmente sarebbe rimasto in Italia se non fosse capitato il frangente della guerra d'indipendenza greca, si è trasferito in Grecia e poi lì è morto. Amava moltissimo l'Italia e l'Italia non gli sta rendendo merito. Questa biografia è la prima biografia mai scritta da un italiano su Byron e a me sembra clamoroso, cioè sono passati due secoli abbondanti e nessuno ha mai scritto niente. Non solo, come diceva giustamente il professore, i libri su Byron sono rari, molto rari, tranne qualche saggio accademico, le traduzioni delle opere di Byron sono ugualmente rare, quindi non è facile conoscerlo, anche per chi lo voglia conoscere, e io l'ho scritto anche per questo, perché penso che la maggior parte delle persone abbia sentito parlare di Byron, peraltro è un cognome molto sonoro che rimane facilmente nella memoria, però poi quando si va a chiedere ma cosa sai di Byron, ci sono sempre quattro informazioni più o meno frastagliate: il fatto che avesse moltissime donne, il fatto che fosse un lord, il fatto che sia morto in Grecia per l'indipendenza, ma poi in realtà poca gente lo conosce. Ecco, questa biografia vuole essere un tentativo di farlo conoscere. Peraltro, se l'Italia fino a questo momento si è un po' dimenticata di lui, non è la stessa cosa nel resto del mondo, perché a partire più o meno dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi dagli anni 50, in moltissimi paesi è rinata una Byron mania. Perché dico rinata? Perché sua moglie, Annabella, fu lei a creare ex nihilo, dal niente, questa espressione Byron mania. In molti paesi Byron adesso è molto di moda, è molto conosciuto, e in Italia invece no. Quindi in questi giorni c'è l'anniversario degli scontri di piazza Tiananmen a Pechino, alcuni ragazzi hanno affrontato a mani nude i carri armati nella piazza con in mano le poesie di Byron. In molti film, qualcuno di voi conoscerà I ponti di Madison County, per esempio, oppure In the Wild, il film di Sean Penn, o The Master, che ha vinto a Venezia due anni fa, ci sono regolarmente delle strofe o delle poesie di Byron. Questo la dice lunga. È un momento eccellente per la poesia e per il personaggio di Byron fuori dall'Italia. E invece in Italia no. E quindi a me personalmente non sta bene. Vorrei che questo libro fosse un inizio per conoscere un personaggio.
Dice un critico letterario, Alan Messi, a mio parere ha ragione, che se anche Byron non avesse scritto un solo verso, comunque sarebbe un personaggio eccezionale, che riesce a catturare l'attenzione, ad appassionare in una maniera enorme. Credo proprio che abbia ragione, il che non toglie che consiglierei di leggere le opere di Byron, perché sono bellissime, non tutte ovviamente, però alcune sono splendide, quindi io consiglio comunque di leggere le opere di Byron, ma il personaggio è veramente incredibile. È morto a 36 anni e i suoi 36 anni, che ormai conosciamo proprio bene, cioè sappiamo anche, non dico quando è andato in bagno, ritornando al discorso di prima, ma veramente alcuni suoi giorni sono stati scandagliati, li conosciamo perfettamente. È incredibile quello che quest'uomo in 36 anni ha fatto, ha avuto una vita condotta a livelli forsennati, ha fatto tantissime cose ed è stato veramente un personaggio unico. Io praticamente credo che, escludendo il versante politico, quindi per esempio Napoleone o Garibaldi, prima dell'avvento dei mass media non c'è stato mai nessun'altra persona al mondo che ha avuto una notorietà in vita e nei due decenni dopo la morte così grande come Byron. E Byron, c'è un capitolo dedicato su questo, è una persona, era anche molto vanesio per dire la verità, ha curato in una maniera meticolosa la propria immagine. Ora, di che cosa sto parlando? Ovviamente non della macchina fotografica che è stata inventata 15 anni dopo la sua morte. Sto parlando delle pitture, delle miniature che all'epoca erano diffusissime, della scultura, dei busti. Byron è stato molto attento nel propagandare la sua immagine, il suo volto, poiché alla fine del Settecento era stata inventata la litografia, grazie a prodotti di vario genere come almanacchi, calendari e così via, tantissime persone, addirittura anche della piccola borghesia, avevano a casa un ritratto di Byron e quindi anche fisicamente Byron fu un personaggio molto conosciuto fino alla metà dell'Ottocento. Poi è caduto in un certo declino, ripeto, dopo la Seconda Guerra Mondiale è nata una Byronmania che però vede l'Italia stranamente esclusa. Per terminare quello che sto dicendo, ricordo che comunque da un punto di vista critico letterario, c'è stato un cambio di rotta. Quando Byron diventò famoso in vita e per un paio di decenni dopo la morte, Byron venne identificato tout court come un poeta romantico, anzi per molti è proprio l'emblema, il suggello, il simbolo del romanticismo. Invece da qualche decennio a questa parte le posizioni si sono capovolte, si sono invertite, cioè si pensa che la parte migliore dell'opera di Byron sia il filone ironico-satirico, quindi per esempio il Don Juan, il Don Giovanni, il Beppo, oppure i diari, le lettere che sono spumeggianti, frizzanti, bellissime, leggere, divertenti, mentre una buona parte della produzione romantica è un po' invecchiata, il che non toglie che ci sono delle opere, a me viene in mente il Manfred, il Mazeppa e alcuni brani del Pellegrinaggio del giovane Haroldo, il Childe Harold, che sono comunque veramente ottime. Quindi ultimamente, per capire la grandezza del poeta, ci si rivolge più a questo versante più che al versante romantico, in cui, ripeto, ci sono delle opere un po' sorpassate che pure ebbero un clamoroso successo. Pensiamo al Corsaro. Il Corsaro, una delle sue opere orientali, nel primo giorno vendette 12.000 copie, delle cifre veramente stratosferiche, e sono opere un po' dimenticate. In tutto ciò c'è un personaggio con una personalità straordinaria, molto sfaccettata, a volte anche molto contraddittoria. Ecco, pensavo di leggere un brano, il brano numero uno. Questo è generoso, questo ghiottone frugale, questo scettico appassionato, questo gran signore indifferente che fu un rivoluzionario attivo, questo nordico affascinato dall'Oriente, questo temperamento di destra con idee di sinistra, questo pederasta coperto da donne, questo discepolo di Epicuro che condivideva la paura dell'inferno cristiano,
questo avversario dell'imperialismo che venerava Napoleone, questo suicida innamorato della vita, questo amico dei turchi che è morto per la libertà del popolo greco, questo poeta dalla reputazione solforosa e dal cuore puro. Continuo a parlare io o leggiamo un brano? Un sottocapitolo intitolato Il nuovo rapporto con le donne e la misoginia, e per cui dice che dopo questo matrimonio i giudizi di Byron sulle donne, mentre di solito Pataneri vela quanto lui fosse moderno nella sua tolleranza, nella sua apertura anche dal punto di vista religioso, dice io vorrei stare con i turchi, si sta molto meglio da loro, no? E così via. Però nei suoi giudizi sulle donne, per quanto fosse, come dice Patanè, uno che ha ammagliato una schiera infinita di donne, i suoi giudizi diventano. Allora cito ad esempio una lettera in cui lui parla di una donna da cui ebbe una figlia, cioè una semicognata di Shelley che si chiamava Claire Clermont, no? Che a quanto pare gli si gettò più o meno fra le braccia a 18 anni o giù di lì, e fino a non avvertorire questa bambina che fu anche molto importante per Byron. C'è un capitolo sulle figlie, no? Di cui magari poi parliamo. Allora questa lettera è veramente incredibile. Magari... Vista una volta quella ragazza stramba che mi si presentò poco prima che lasciassi l'Inghilterra, ma non sai che la trovai con Shelley e sua sorella a Ginevra. Non l'ho mai amata, né ho preteso di amarla, ma un uomo è un uomo. Se una ragazza di 18 anni si salta addosso a tutte le ore, non c'è nessun modo. La conseguenza di tutto ciò è che rimase incinta e tornò in Inghilterra per aiutare a popolare quell'isola desolata. Se questa impregnazione abbia avuto luogo prima della mia partenza dall'Inghilterra o dopo, non lo so. La congiunzione carnale era iniziata prima del mio imbarco, ma più o meno intorno a questo momento costei ha prodotto o sta per produrre. La domanda seguente è mio il marmocchio? Ho ragione di crederlo, poiché so, per quanto si possa sapere una cosa del genere, che lei non era vissuta con Shelley durante il tempo della nostra conoscenza e che aveva fatto un bel po' di quella cosa con me. Ecco cosa succede a metterlo dappertutto, come dice Jackson, e a infischiarsi. Così la gente viene al mondo. In un'altra presentazione mi è stato chiesto: ma in che cosa consiste la modernità di Byron? E io ho fatto un lungo elenco. Il rapporto rispettosissimo nei confronti della natura, degli animali. Apro una parentesi. Un giorno Byron sparò ad un uccellino, andò a raccogliere questo corpo e vide che l'uccellino non era ancora morto, e da allora si ripromise che mai e poi mai avrebbe più toccato un animale, e ovviamente tenne fede alla sua parola. Molti di voi diranno: e beh, che ci vuole? E non ci vuole invece, perché era un lord. In questa maniera lui si pone in maniera estremamente trasgressiva e anticonformista nei confronti dell'aristocrazia inglese, per cui la caccia alla volpe, per esempio, era uno status symbol, era una cosa importantissima. Quindi, rifiutando la caccia alla volpe, o comunque questo modo di operare nei confronti degli animali, si dimostra totalmente differente dalla classe sociale della quale faceva parte. Comunque, riprendo il discorso di prima, è rispettosissimo nei confronti della natura, degli animali, dei poveri, degli indigenti. Non vi dico che cosa ha fatto a favore delle classi povere. Il primo dei tre interventi che lui ha proferito nella Camera dei Pari o nella Camera dei Lord a Londra, e che contribuì a renderlo sin da subito un personaggio sgraditissimo, fu proprio a favore di alcuni operai di Nottingham che erano stati condannati con dei processi che duravano anche un'ora. In un'ora si mandavano a morte 300 persone perché queste persone avevano spaccato le macchine, i macchinari, quell'episodio che si chiama il luddismo, no?
Ecco, e lui arriva alla conclusione con una veemenza eccezionale che non era ben accettata nella Camera dei Lord, che viveva invece su comportamenti molto ben chiari e usuali, dice che la vita di un operaio vale esattamente quanto la vita di un lord, una cosa all'epoca inaccettabile. Quindi la sua è una lotta contro l'arroganza, l'ipocrisia, il cinismo dei potenti, è una persona di una modernità enorme, spende moltissime parole e anche la vita per l'autodeterminazione dei popoli. In Italia lotta a favore della carboneria, in Grecia addirittura morirà per la causa greca. Ecco, l'unica cosa in cui non mi sembra molto moderno è proprio il rapporto con le donne. Ora, la mia impressione è che in alcune cose lui non faceva altro che ripetere degli standard, degli stereotipi molto, molto diffusi. Per esempio, in una sua opera, tra le meno importanti, lui parla male delle donne che si riunivano assieme nei propri salotti anche per parlare di letteratura. E lui non ama molto queste cose, ma lui non fa altro che cavalcare uno stereotipo abbastanza abituale per l'epoca. Lui non è gentile nei confronti delle donne, però io direi due però. Prima cosa, questa ragazza, questa giovane, proprio non gli piaceva. Claire Clermont, il professore ha detto giustamente, una quasi sorellastra di Mary Shelley, l'ha tampinato a Londra con lettere anonime chiedendogli di incontrarlo e così via, insomma si è imposta nella sua vita e lui a un certo punto ha lasciato che l'acqua scorresse, l'ha accettata, però questa donna proprio non gli piaceva. Viceversa, all'eccesso opposto, io direi che il suo più grande amore femminile è stato nei confronti della sorellastra, Augusta. Augusta, sorellastra significa figlia dello stesso padre, ma non della stessa madre. È stato l'amore più trascinante della sua vita. Persino quando si è autoesiliato, è andato via dall'Inghilterra, è venuto a vivere in Italia, in continuazione ha pregato la sorella di raggiungerlo. Quando stava a Genova ha pregato più di una volta la sorellastra di andare a vivere a Nizza. Nizza, non molto lontano da Genova, lui avrebbe badato a ogni tipo di spesa, andare a vivere anche con il marito e con i figli, aveva 7 figli la sorella. Le lettere e le poesie che ha scritto nei confronti della sorellastra Augusta sono di una bellezza straordinaria e secondo me bilanciano la bruttezza di questa lettera. Però, per onestà, bisogna dire che non finisce qui, perché Byron ha avuto 3 figlie. Il marmocchio, riprendendo quello che è stato detto prima, è una bambina, si chiama Allegra. Questa bambina sventurata morirà a 5 anni in un convento a Bagnacavallo in Italia. Non solo non ha avuto dal padre le attenzioni che meritava, perché fondamentalmente credo che Byron non dovesse avere figli, la sua vita era così dinamica e così affastellata che non poteva prendersi il lusso di badare ad altre persone, ma per di più lui non volle che la madre vedesse mai la figlia. Poi in realtà si vedevano di nascosto e lui faceva finta di niente, quindi il livore nei confronti di questa donna, Claire Clermont, è così forte che addirittura lui ha voluto che non vedesse mai la figlia, quindi è andata anche oltre questa lettera che è abbastanza brutta. Però ripeto, se il rapporto con le donne, visto soprattutto con gli occhi che per fortuna diversi che abbiamo al giorno d'oggi, non è decisamente positivo, esistono altre lettere molto più belle. Questa qui è veramente il rapporto prolungato che ha avuto Byron, più nefasto, più antipatico secondo me. La bellezza ideale è una donna che abbia abbastanza talento per comprendere e apprezzare il mio, ma non altrettanto per brillare lei stessa a mie spese. Come potete vedere non sono esigente, non domando che la perfezione.
Ho indicato a Giulia la frase da cui deriva questa citazione. Sono andato a dormire, un sonno senza sogni ma non ristoratore. Mi sono svegliato e alzato un'ora prima che mi chiamassero, ma ho sprecato 3 ore a vestirmi. Quando dalla vita si sottrae l'infanzia, che è come vegetare, il sonno, il mangiare e lo sbevazzare, l'abbottonarsi e lo sbottonarsi, quanto resta di esistenza vera e propria? L'estate di un ghiro. Intitolare il mio libro Lo spartano sibarita, che poi è il capitolo di un, è il titolo di un capitolo. E lo spartano sibarita mi piaceva molto, è un ossimoro. Lo spartano, una persona che ha dei principi morali estremamente rigidi da cui non si può transigere, il sibarita, gli abitanti di Sibari nella classicità erano conosciuti per essere dediti a ogni tipo di mollezza, di lusso, di lussuria. E però mi sono reso conto che mentre il concetto di spartano è molto conosciuto, il concetto di sibarita non è altrettanto conosciuto e quindi mi sono detto non funziona. Ho letto questa frase e me ne sono innamorato. E leggendola mi è venuta in mente una considerazione che fa Pico della Mirandola in un suo libro importantissimo nel 400, Pico della Mirandola, il grande umanista del 400. Byron ovviamente la ripete alla maniera propria in termini anche molto romani. L'umani vive, secondo Byron, semplicemente per ottemperare, per espletare quelle che sono le funzioni primordiali: mangiare, bere, dormire e così via, e tra cui anche l'abbottonarsi, sbottonarsi, quello che noi chiamiamo al giorno d'oggi il tempo obbligato. Viceversa, ci sono alcune persone, non molte, ci sono alcune persone che hanno una marcia in più. A queste persone non sta bene consumare il proprio transito terrestre semplicemente per espletare queste funzioni di base. E quindi queste persone cosa fanno? Si fanno delle domande. Se possibili trovano delle risposte. Se poi non le trovano non fa niente, già farsi delle domande è molto importante. Cercano, se non di rompere, di intaccare, di graffiare, di scalfire le catene che imprigionano la vita umana, che ovviamente è predeterminata. Noi da alcune cose non possiamo derogare, dal dolore, dalla morte e così via. Queste persone evidentemente vivono la vita in maniera molto diversa e assomigliano molto al ghiro, il quale ghiro non sa ovviamente, però ha coscienza che la maggior parte dell'anno starà a dormire. Infatti questo piccolo roditore che tutti quanti conosciamo è famoso come l'animale che dorme più di ogni altro animale al mondo. Il ghiro ha perfettamente coscienza che passerà la maggior parte del proprio anno dormendo e quindi cerca di vivere la propria estate nella maniera più forsennata e parossistica possibile, cercando di vivere quanto è più possibile esperienze, che saranno quelle ovviamente connaturate al suo essere ghiro, in maniera enorme. Ecco, Byron ha vissuto così, ha vissuto proprio come l'estate di un ghiro, ha vissuto questa sua vita in maniera forsennata, parossistica, con una velocità enorme, cercando di fare quante più cose possibili. Io non solo ho trovato la frase felicissima, ma tra l'altro l'ho trovata di una simpatia enorme, perché a proposito degli stereotipi, nella letteratura dell'epoca si paragonavano i grandi uomini al leone, alla tigre, cioè ad animali nobili, forti, intelligenti e così via. Invece prendere l'uomo nella sua accezione più straordinaria, quella che il grande commediografo greco Menandro diceva, grande cosa è l'uomo quando è veramente tale, prendere quest'uomo nella sua accezione più nobile e paragonarlo a un piccolissimo roditore mi è sembrata una cosa veramente brillantissima e simpaticissima. D'altra parte, Byron è simpaticissimo e divertentissimo, non solamente nelle sue lettere, nei suoi diari, ma anche in moltissime opere, ovviamente in particolare il filone ironico-satirico. Io penso che, cioè, a me non risulta che il ghiro sia proverbiale per avere un'attività particolarmente intensa,
quando non dorme, per cui ho l'impressione che qui Byron sta parlando dell'uomo in generale, non dell'uomo eccezionale, dice come siamo, siamo tutti, lui ha sempre questa idea in fondo pessimista, malinconica, cinica dell'umanità, tutti, anche lui, mi sono svegliato, ho passato 2 ore a vestirmi, questo lo faceva lui perché nessuno di noi passa 3 ore a vestirsi, perché appunto era un dandy, e dice alla fine poi della vita dell'uomo, cosa rimane? Rimane l'estate, rimane quello sprazzo d'estate, ma lo dice con un senso di non, per cui non è il grande uomo Ghiro, Ghiro è l'uomo comune e lui si ricorda, questa è la sua forza e grandezza, che lui si riconosce in questa pochezza dell'umanità. L'umanità vive un attimo perché la gran parte delle nostre attività ovviamente sono dettate dalle nostre necessità biologiche, dalle convenzioni e così via. Rimane poi qualche minuto, un po' di estate, di un ghiro che è proprio un animale che non è. Per cui io la vedrei la frase in un'interpretazione leggermente diversa, però naturalmente è affascinante questa interpretazione, sì, invece posso... dell'intensità. Ho inserito questa osservazione mutuata dai diari di Byron assieme ad altre osservazioni che concorrono a questo qui. Quello che dice il professore è giustissimo, c'è una frase di Byron che io ho paragonato un po' ad una frase che disse Pasolini a proposito del montaggio, cioè Pasolini disse se noi mettiamo assieme tutti i momenti veramente degni di essere vissuti, di una vita, poi alla fine se li mettiamo assieme quante ore saranno, quanti giorni saranno? Saranno pochi, tutto il resto è semplicemente un vivere ordinario. Ecco, Byron dice più o meno la stessa cosa, dice sono così pochi i momenti in cui ci accorgiamo di vivere ad altissimo livello che poi tutto il resto è sprecato. Però se ho letto quella frase è perché quella frase va accomunata anche ad altre frasi che stanno nel proprio interno. D'altra parte, chi di voi vuole leggere per cortesia? L'obiettivo dell'esistenza è la sensazione. Sentire che esistiamo, anche se nel dolore. È questo vuoto esigente che ci spinge a giocare d'azzardo, a batterci, a viaggiare, a studi smodati di qualunque genere, la cui attrattiva principale sta nell'eccitamento inseparabile della loro attuazione. Quindi c'è proprio Tomasi di Lampedusa. Di Byron, di cui sentiremo adesso una scelta, viene espresso questa passione, la fine della passione. Lui dice, quando, cioè a noi fa sempre ridere perché ormai abbiamo superato quell'età, a 21 anni la vita è finita, tutto quello, le passioni maggiori non si conosceranno mai più, eccetera. Lui naturalmente viveva più intensamente della maggior parte di noi. Però certo sorprendono, insomma, queste affermazioni le esprime anche in poesia, per esempio in quella poesia che comincia Non andremo più, no? Così noi non andremo più vagando, tanto tardi nella notte, anche se ancora, come sempre, ama il cuore e come sempre splende la luna, perché la spada consuma il fodero e dall'anima il petto è consumato. Deve aver posa il cuore per rivivere e riposare, amore. Benché la notte sia fatta per amare e troppo presto il giorno ritorni, pure noi non andremo più vagando al lume della luna. E Byron ha scritto all'amico poeta Thomas More, dopo una frenesia di un carnevale veneziano, ha vissuto 3 anni a Venezia e Byron ha vissuto in maniera intensissima i carnevali, tant'è vero che poi è arrivato il martedì grasso, subito dopo stava a letto per una decina di giorni, anche con la febbre a 40, proprio perché aveva fatto tutti gli stravizi possibili e immaginabili e quindi si sentiva esausto. E quindi scrive questa lettera, scusate, questa poesia, come se fosse effettivamente del tutto stanco e come se tutte le sue storie erotiche fossero terminate. Di memorabilia del suo amante Clint Eastwood c'è questa strofa che quindi viene letta sullo schermo, è molto famosa, quindi la numero 6 e poi io direi la numero 9. V'è una fonte di piacere nei boschi senza sentiero, v'è un rapimento sulla solitaria spiaggia, v'è una compagnia,
da nessuno disturbata, presso il mare profondo, e v'è musica nel boato di questo. Io non amo di meno l'uomo, ma di più la natura, in seguito a questi nostri incontri, nei quali io mi allontano furtivamente da tutto ciò che posso essere ora o essere stato prima, per unirmi all'universo e sentire quel che non posso mai esprimere, eppure nemmeno interamente celare. E la numero 9. Il spirito non fu mai in armonia con l'animo degli uomini, né guardò mai alla terra con occhi umani. La loro sete di ambizione non era la mia. Il fine della loro esistenza non era il mio. Le mie gioie, i miei dolori, le passioni e i miei piaceri mi resero il loro estraneo. Sì, quindi due brani quando Byron tornò dal Grand Tour di cui adesso parliamo, e tutti quanti lo identificarono con il personaggio. A volte addirittura i migliori salotti londinesi se lo disputarono, a volte saltavano dei passaggi, invece di dire invitiamo Lord Byron, dicevano invitiamo il giovane Harold, il protagonista dell'opera. Qui c'è tutto il romanticismo, cioè il fatto che non ci si senta uguale agli altri, ritorna al discorso del ghiro, perché evidentemente la persona che parla prova determinate sensazioni che ritiene che gli altri non provino, coltiva i valori dello spirito che evidentemente altri non provano, e trova invece un rapporto particolare, un'affinità straordinaria nei confronti della natura. E quanto più la natura è incontaminata, selvaggia, aspra, ruvida, grezza, scabra, più va bene, perché evidentemente è una natura non toccata, non guastata, non contaminata dall'uomo. E questa prima strofa che abbiamo letto comunque c'è lo zampino di Shelley, e quindi per interposta persona del poeta della prima generazione romantica Wordsworth, questo atteggiamento panico nei confronti della natura. Comunque il Grand Tour, dunque Byron abbiamo detto che ha avuto una vita intensissima, però è facilmente schematizzabile, molto facilmente schematizzabile. Quindi ricapitoliamo: è nato nel 1788 in Inghilterra, a Londra, è morto nel 1824 a Missolungi. La sua vita, ripeto, è facilmente schematizzabile. Ci sono quattro momenti: è stato in Inghilterra, poi si è assentato per due anni per il Grand Tour, poi è tornato, diciamo, per tre anni in Inghilterra, e poi si è autoesiliato ed è andato a vivere in Italia, però poi sappiamo che ha continuato, c'è stato un appendice in Grecia. Quindi quattro momenti facilmente ricordabili: l'Inghilterra, il Grand Tour, l'Inghilterra e l'esilio. Ora, il Grand Tour è un'esperienza che all'epoca era abbastanza comune a moltissimi aristocratici inglesi, anzi era una cosa tutto sommato usuale. I grandi aristocratici inglesi mandavano i propri figli più o meno attorno a 18, 19, 20 anni con chaperon, con tutori, con tutrici per un paio d'anni nel sud dell'Europa, e il sud dell'Europa 9 su 10 significava l'Italia, perché la Grecia rientrava nell'impero ottomano e quindi era off limits, non era praticabile, la Spagna era poco battuta, quindi soprattutto l'Italia. Che cosa si cercava? Tante cose si cercavano. Si cercavano le vestigia classiche, in un momento in cui con il neoclassicismo la classicità tornò di moda. Si cercava il sole. Byron le sue due opere maggiori le ha scritte col sole, non con, sono parole sue, non parole mie, con i cieli grigi inglesi diventati ancora più grigi per il fumo delle ciminiere, perché Byron a suo modo è figlio anche delle due rivoluzioni che ci sono state nel Settecento, la rivoluzione industriale e la rivoluzione francese.
Quindi si cercavano le vestigia classiche, si cercava il sole, si cercava il peccato, si cercavano una serie di esperienze che nella propria patria non potevano essere esperite. E questo peraltro lo sapevano anche tanti genitori, cioè tanti genitori inviavano i lord inglesi, i loro figli nel Grand Tour anche per svezzarli, cioè per affinché subissero un processo di iniziazione, un periodo brillante e divertente, poi tornati in Inghilterra sarebbero dovuti diventare i reggenti dello Stato. Quindi era una specie di intervallo nella vita molto serrata e in preda a costumi molto molto forti dell'aristocrazia inglese. Però Byron è un po' diverso, il Grand Tour di Byron. Prima cosa, non aveva soldi. Lui diventò Lord dopo un'infanzia trascorsa in miseria, diventò Lord all'età di 10 anni, e però in realtà non ebbe molti soldi, ebbe semplicemente dei possedimenti, tra cui casa sua e Newstead Abbey, erano in totale rovina, spesse volte addirittura con delle ipoteche, quindi lui non aveva soldi e quindi fece carte false per avere i soldi per partire per il Grand Tour. Ancora, c'erano le guerre napoleoniche, e quindi che cosa fa Byron? Evita la Francia e l'Italia e percorre un tour molto inedito, il Portogallo, la Spagna, mentre c'è la guerra tra Spagna e Francia, Malta, e poi va in Grecia e in Albania. Un po' di successo del Child Herald è proprio sulle pagine, grazie alle pagine sull'Albania, un paese del tutto sconosciuto all'epoca, che quindi intrigava moltissimo il lettore inglese, e Byron ci sguazzava. Uno dei suoi dipinti più celebri è lui vestito con un ricchissimo capo di abbigliamento pagato 50 guinee, sia la madre molto fiero di questo albanese. Quindi il suo Grand Tour è un Grand Tour del tutto atipico come scenari. Poi buona parte di questo Grand Tour si è riversata nel pellegrinaggio del giovane Aroldo, che lui ha scritto en passant, cioè per lui non voleva essere un'opera importante. Mentre il suo compagno di viaggio Hobhouse, partendo con Byron, si era portato dietro moltissimi fogli e poi addirittura galloni di inchiostro per poter scrivere il viaggio, lui non voleva scrivere niente. E poi alla fine invece ha scritto un libro che è di un'importanza enorme. In tutto ciò, non voglio insistere sull'argomento, il suo Grand Tour è stato anche per provare delle esperienze di natura omosessuale che in Inghilterra non poteva provare, perché l'omosessualità all'epoca era incredibilmente ostacolata in Inghilterra, cioè se si veniva scoperti in flagrante c'erano dei processi che duravano pochissimo. Paradossalmente, se veniva beccato l'aristocratico con lo scudiero o lo stalliere, era soprattutto l'aristocratico che rischiava di più, proprio per dare l'esempio. Queste povere persone venivano messe alla gogna o alla berlina, dovevano subire per un paio di giorni lanci di ogni tipo di oggetto, escrementi, pietre, animali morti. Una persona, prima di essere uccisa, perché poi venivano regolarmente impiccati qualche giorno dopo, diventò addirittura cieco a causa di tutte le cose che gli vennero buttate addosso. Quindi lui ha fatto il Grand Tour anche per questo, e noi lo sappiamo perché siamo riusciti, io parlo col plurale maiestatis, ma ovviamente non è merito mio, siamo riusciti a decodificare delle lettere che lui inviava in un codice particolare affinché nessuno le potesse capire, le inviava un suo amico inglese. E poi dal 2000 l'editore per eccellenza di Byron, Murray, ha finalmente aperto gli archivi e ha dato il permesso a tutti gli studiosi di accedere a molte fonti, lettere e così via, che fino a quel momento non era possibile conoscere. Quindi siamo sicuri al 100% di questo. Il mio libro, comunque lo si voglia giudicare, è un libro in cui credo di non inventarmi niente. Tra l'altro ci sono 753 note e 40 pagine di fonti, che ovviamente il lettore medio può sicuramente saltare a più pari,
solamente se una persona è molto interessata a Byron, magari se le può leggere. Perché ho fatto tutto questo, soprattutto le 40 pagine di fonti? Perché volevo sottolineare il fatto che non mi sono inventato niente, non c'è una sola virgola che non abbia un riscontro ben preciso in lettere, diari di Byron o di persone del suo entourage. 3 anni trascorsi in Inghilterra, Byron ha dato fastidio ed è stato fondamentalmente costretto dai fatti ad andarsene, perché ci sono state delle scene di isteria collettive che magari possono essere paragonate a quelle che qualche decennio dopo ci saranno a proposito di Oscar Wilde. La gente, vedendolo passare per strada, gli sputava ai piedi oppure cambiava marciapiede. Nei salotti e nei teatri, quando entrava lui, le altre persone se ne andavano. I giornali, tranne 4 giornali, lo hanno epitetato in maniera incredibile, paragonandolo a persone nefaste: Riccardo III, Tigellino, Nerone, Elio Gabalo, Enrico VIII e così via. E fu accusato di tantissime cose: di omosessualità, di adulterio, di sodomia, di incesto. Ma al di là di questo, fu un personaggio insopportabile per l'aristocrazia inglese, sin da quando alcuni anni prima aveva proferito quel primo intervento di cui vi ho parlato prima, quello a proposito dei tessitori di Nottingham. Fu un personaggio veramente scomodo e quindi si approfittò di questo per mandarlo via. Tenete presente che quando finalmente decise di andare via, la sua carrozza fu scortata fino a Dover dalle carrozze di molte donne inglesi che volevano fino all'ultimo secondo vedere da vicino Byron che partiva. Quando lui affittò una villa Diodati sul lago di Ginevra in Svizzera, dove poi è nato quel frangente particolare della scommessa, il Frankenstein, il vampiro e così via, molti di voi lo sapranno, pensate che molte donne inglesi che venivano apposta dall'Inghilterra in Svizzera avevano affittato un palazzo di fronte dall'altra parte del lago di Secheron. Nel prezzo dell'affitto erano inclusi i cannocchiali per vedere dall'altra parte del lago che cosa mai poteva fare Byron. No, che nessuno riesce a capire, una meraviglia al di là di ogni misura, sebbene ci dispiaccia molto che in questo mondo sublime il piacere sia un peccato e talvolta il peccato sia un piacere. Pochi mortali hanno chiara la meta che vorrebbero raggiungere: la gloria, il potere, l'amore, la ricchezza. Il viaggio si fa sempre lungo sentieri tortuosi, incerti, e quando si giunge al traguardo, voi sapete che moriamo. E poi, che avviene? Non lo so, non più di voi. E allora, buonanotte al secchio. Byron fu Pope, Alexander Pope, un grande scrittore del Settecento, del secolo prima, che i romantici non sopportavano. E quindi già ci troviamo in una situazione un po' complicata. Un romantico, più romantico di così non si può, che ama Pope, il secolo precedente, che non c'entra niente col romanticismo. Questo amore per Pope era rimasto sottocutaneo, cioè brace, viva però coperta. Cosa succede? Succede che in Italia lui riscopre Pope, lo sposa con la letteratura epica italiana, per esempio Pulci. Lui adorava moltissimo Pulci, ha tradotto anche un canto dall'italiano all'inglese del Morgante Maggiore, e scrive 2 o 3 opere che sono deliziose. Sempre Tomasi di Lampedusa, che vi ricordavo prima, lo scrittore del Gattopardo, ritiene che leggere il Don Giovanni di Byron è una delle esperienze più straordinarie che un uomo di cultura possa avere nella sua vita. E tra l'altro è un'opera incompiuta, tenete presente. Ora, che cosa fa Byron? Byron prende una cosa bellissima da Pope, il bathos, con la B, non con la P, con la B di Bologna, non con la P di Palermo. Cioè praticamente è un anticlimax. Lui che cosa fa? Arriva ad un certo punto, crea un determinato grado di attesa e poi facilmente nell'ultimo verso dell'ottava lo capovolge. Vi faccio un esempio. Don Giovanni, che ovviamente non se l'è inventato Byron, ma è quello creato da Tirso de Molina, c'è Mozart, da Ponte, Molière e così via, insomma non se l'è inventato lui.
Nel caso specifico è un ragazzo che nasce a Siviglia a 16 anni ed è bellissimo. Questo ragazzo è bellissimo, ha più volte rapporti sessuali con una donna bellissima a Siviglia, viene beccato in flagrante dal marito della donna e quindi la mamma di Don Giovanni dice: te ne devi andare, ormai è terra bruciata per te. Lo mette su una nave e quindi Don Giovanni si allontana dalla Spagna. Una sera sta sul ponte della nave e rimugina su quello che gli è accaduto e si rende conto che con quella nobildonna spagnola non era semplicemente sesso, l'ama, cioè prova un qualche cosa, il suo cuore sbatte sempre di più, sbatte fortissimo, sente di amare questa donna, il più grande amore della sua vita, e a un certo punto vomita perché il movimento della nave gli crea un rigurgito per cui rimette tutto, come a volte può capitare su una nave. Questo è un esempio di anticlimax, cioè mentre si sta parlando dell'amore, una cosa su cui tutti i poeti non facevano altro che decantare, lui a un certo punto subito dopo mette il vomito. È una cosa veramente straordinaria. Lui che cosa fa a un certo punto? Quando scopre questo filone ironico-satirico, lui si mette a ridere su se stesso romantico e si mette addirittura a dire: ma guarda che creduloni coloro che hanno creduto nelle facezie che scrivevo. E ce l'ha morte con il romanticismo. Miei, il mondo deve girare sul proprio asse. Tutti gli uomini girano con esso e muoiono, insieme con tutti gli altri animali. Viviamo, moriamo, facciamo l'amore, paghiamo le tasse, attenti a dover spostare le vele quando il vento mutevole cambia direzione. Il re ci comanda, il dottore ciarlatano gracida, il prete ci catechizza, e così la nostra vita esala come un breve soffio. Amore, vino, ambizione, fama, lotte e preghiere, non rimane che polvere, forse un nome. Un'occasione bellissima che ci ha dato il libro di Patanè, no? Che come vedete poi abbiamo veramente appena sfiorato, cioè abbiamo parlato, qualcosa abbiamo già un po' approfondito grazie a lui, ma però è un libro dove, no, che non si finisce di stupirci, di offrirci degli spunti, e proprio desiderio poi di continuare a frequentare al fondo questa straordinaria genialità, perché poi rimane il nome, no? In qualche modo rimangono queste frasi che, come diceva appunto Lampedusa, e spero che molti di voi saranno stimolati a cercare quelle non facilmente reperibili traduzioni del Don Giovanni, o leggerlo anche in originale, perché poi è un inglese piuttosto facile da leggere. E quello si trova tutto facilmente scaricabile, no? Senza di frequentare questi scrittori che a distanza di due secoli oramai, no, rimangono straordinariamente vitali, proprio con questo anti-climax, no? Che diceva Patanè, per cui proprio ci sgonfia dalle nostre pretese, no? E vede sempre poi anche con un senso di umanità, no? Vede la debolezza umana, vede la fragilità dei rapporti umani, delle passioni e così via, no? le vive intensamente, allo stesso tempo sa che sono delle cose effimere, no? E che siamo delle cose effimere, e dire tutto questo e dirlo anche con tutto questo umorismo e dirlo in queste ottave, perché naturalmente leggerlo in traduzione queste bellissime cose perde poi tutto, perché il gusto è che poi c'è la rima che ti sbatte lì, no? E poi vomitò, no? Quel vomitò rima con prima che dice amò, no? È proprio la rima fra due cose così diverse che poi fa scattare il riso, anche il riso, insomma l'umorismo. E Patanè ancora vuole concludere? Vogliamo chiedere magari... Ah sì, abbiamo due minuti esatti per le domande. Io volevo dire una cosa, se posso, innanzitutto ringraziarvi, poi le domande volentieri. Io ho letto il libro di Patanè, non l'ho finito, dico la verità, però nonostante l'aspetto ponderoso è piacevolissimo e facile da leggere, quindi veramente piacevole. Volevo ringraziare il professor Bacigalupo e Vincenzo, i ragazzi Diego, Ilaria e Giulia,
Là c'è anche, piccola cosa, latere, un libricino che ha scritto Diego, che è una cosa molto bella, una storia vera che a me è piaciuta molto. Quindi, visto che lui è lettore, gli ho chiesto di portarlo. Finite voi. Cito ad esempio una lettera in cui lui parla di una donna dove prenota una figlia, cioè una semicognata di Shelley che si chiamava Claire Clermont, no? Che a quanto pare gli si gettò più o meno fra le braccia a 18 anni o giù di lì. Fino a non partorire questa bambina che fu anche molto importante per Byron. C'è un capitolo sulle figlie, no? Di cui magari poi parliamo. Allora, questa lettera è veramente incredibile. Magari... Vista una volta quella ragazza stramba che mi si presentò poco prima che lasciassi l'Inghilterra, ma non sai che la trovai con Shelley e sua sorella a Ginevra. Non l'ho mai amata, né ho preteso di amarla. Ma un uomo è un uomo. Se una ragazza di 18 anni si salta addosso a tutte le ore, non c'è nessun modo. La conseguenza di tutto ciò è che rimase incinta e tornò in Inghilterra per aiutare a popolare quell'isola desolata. Se questa impregnazione abbia avuto luogo prima della mia partenza dall'Inghilterra o dopo, non lo so. La congiunzione carnale era iniziata prima del mio imbarco, ma più o meno intorno a questo momento costei ha prodotto o sta per produrre. La domanda seguente è: mio il marmocchio? Ho ragione di crederlo, poiché so, per quanto si possa sapere una cosa del genere, che lei non era vissuta con Shelley durante il tempo della nostra conoscenza e che aveva fatto un bel po' di quella cosa con me. Ecco cosa succede a metterlo dappertutto, come dice Jackson, e a infischiarsi. Così la gente viene al mondo. In un'altra presentazione mi è stato chiesto: ma in che cosa consiste la modernità di Byron? E io ho fatto un lungo elenco. Il rapporto rispettosissimo nei confronti della natura, degli animali. Apro una parentesi. Un giorno Byron sparò ad un uccellino, andò a raccogliere questo corpo e vide che l'uccellino non era ancora morto, e da allora si ripromise che mai e poi mai avrebbe più toccato un animale, e ovviamente tenne fede alla sua parola. Molti di voi diranno: e beh, che ci vuole? E non ci vuole, invece, perché era un lord. In questa maniera lui si pone in maniera estremamente trasgressiva e anticonformista nei confronti dell'aristocrazia inglese, per cui la caccia alla volpe, per esempio, era uno status symbol, era una cosa importantissima. Quindi, rifiutando la caccia alla volpe, o comunque questo modo di operare nei confronti degli animali, si dimostra totalmente differente dalla classe sociale della quale faceva parte. Comunque, riprendo il discorso di prima, è rispettosissimo nei confronti della natura, degli animali, dei poveri, degli indigenti. Non vi dico che cosa ha fatto a favore delle classi povere. Il primo dei tre interventi che lui ha proferito nella Camera dei Pari o nella Camera dei Lord a Londra, e che contribuì a renderlo sin da subito un personaggio sgraditissimo, fu proprio a favore di alcuni operai di Nottingham che erano stati condannati con dei processi che duravano anche un'ora. In un'ora si mandavano a morte 300 persone perché queste persone avevano spaccato le macchine, i macchinari, quell'episodio che si chiama il luddismo, no? Ecco, e lui arriva alla conclusione con una veemenza eccezionale che non era ben accettata nella Camera dei Lord, che viveva invece su comportamenti molto ben chiari e usuali. Dice che la vita di un operaio vale esattamente quanto la vita di un lord, una cosa all'epoca inaccettabile. Quindi la sua è una lotta contro l'arroganza, l'ipocrisia, il cinismo dei potenti. È una persona di una modernità enorme.
spende moltissime parole e anche la vita per l'autodeterminazione dei popoli. In Italia lotta a favore della carboneria, in Grecia addirittura morirà per la causa greca. Ecco, l'unica cosa in cui non mi sembra molto moderno è proprio il rapporto con le donne. Ora, la mia impressione è che in alcune cose lui non faceva altro che ripetere degli standard, degli stereotipi molto, molto diffusi. Per esempio, in una sua opera, tra le meno importanti, lui parla male delle donne che si riunivano assieme nei propri salotti anche per parlare di letteratura. E lui non ama molto queste cose, ma lui non fa altro che cavalcare uno stereotipo abbastanza abituale per l'epoca. Lui non è gentile nei confronti delle donne, però io direi due però. Prima cosa, questa ragazza, questa giovane, proprio non gli piaceva. Claire Clermont, il professore ha detto giustamente, una quasi sorellastra di Mary Shelley, l'ha tampinato a Londra con lettere anonime chiedendogli di incontrarlo e così via, insomma si è imposta nella sua vita e lui a un certo punto ha lasciato che l'acqua scorresse, l'ha accettata, però questa donna proprio non gli piaceva. Viceversa, all'eccesso opposto, io direi che il suo più grande amore femminile è stato nei confronti della sorellastra, Augusta. Augusta, sorellastra significa figlia dello stesso padre, ma non della stessa madre. È stato l'amore più trascinante della sua vita. Persino quando si è autoesiliato, è andato via dall'Inghilterra, è venuto a vivere in Italia, in continuazione ha pregato la sorella di raggiungerlo. Quando stava a Genova ha pregato più di una volta la sorellastra di andare a vivere a Nizza. Nizza non molto lontano da Genova, lui avrebbe badato a ogni tipo di spesa, andare a vivere anche con il marito e con i figli, aveva 7 figli la sorella. Le lettere e le poesie che ha scritto nei confronti della sorellastra Augusta sono di una bellezza straordinaria e secondo me bilanciano la bruttezza di questa lettera. Però per onestà bisogna dire che non finisce qui, perché Byron ha avuto 3 figlie. Il marmocchio, riprendendo quello che è stato detto prima, è una bambina, si chiama Allegra. Questa bambina sventurata morirà a 5 anni in un convento a Bagnacavallo in Italia. Non solo non ha avuto dal padre le attenzioni che meritava, perché fondamentalmente credo che Byron non dovesse avere figli, la sua vita era così dinamica e così affastellata che non poteva prendersi il lusso di badare ad altre persone, ma per di più lui non volle che la madre vedesse mai la figlia. Poi in realtà si vedevano di nascosto e lui faceva finta di niente. Quindi il livore nei confronti di questa donna, Claire Clermont, è così forte che addirittura lui ha voluto che non vedesse mai la figlia, quindi è andata anche oltre questa lettera che è abbastanza brutta. Però ripeto, se il rapporto con le donne, visto soprattutto con gli occhi che per fortuna diversi che abbiamo al giorno d'oggi, non è decisamente positivo, esistono altre lettere molto più belle. Questa qui è veramente il rapporto prolungato che ha avuto Byron più nefasto, più antipatico secondo me. La bellezza ideale è una donna che abbia abbastanza talento per comprendere e apprezzare il mio, ma non altrettanto per brillare lei stessa a mie spese. Come potete vedere non sono esigente, non domando che la perfezione. Ho indicato a Giulia la frase da cui deriva questa citazione. Sono andato a dormire, un sonno senza sogni ma non ristoratore. Mi sono svegliato e alzato un'ora prima che mi chiamassero, ma ho sprecato 3 ore a vestirmi. Quando dalla vita si sottrae l'infanzia, che è come vegetare, il sonno, il mangiare e lo sbevazzare, l'abbottonarsi e lo sbottonarsi,
quanto resta di esistenza vera e propria? L'estate di un ghiro. Intitolare il mio libro Lo spartano sibarita, che poi è il capitolo di un, è il titolo di un capitolo. E lo spartano sibarita mi piaceva molto, è un ossimoro. Lo spartano, una persona che ha dei principi morali estremamente rigidi da cui non si può transigere, il sibarita, gli abitanti di Sibari nella classicità erano conosciuti per essere dediti a ogni tipo di mollezza, di lusso, di lussuria. E però mi sono reso conto che mentre il concetto di spartano è molto conosciuto, il concetto di sibarita non è altrettanto conosciuto, e quindi mi sono detto non funziona. Ho letto questa frase e me ne sono innamorato, e leggendola mi è venuta in mente una considerazione che fa Pico della Mirandola in un suo libro importantissimo nel 400, Pico della Mirandola, il grande umanista del 400. Byron ovviamente la ripete alla maniera propria, in termini anche molto romani. Umani vive, secondo Byron, semplicemente per ottemperare, per espletare quelle che sono le funzioni primordiali: mangiare, bere, dormire e così via, e tra cui anche l'abbottonarsi, sbottonarsi, quello che noi chiamiamo al giorno d'oggi il tempo obbligato. Viceversa, ci sono alcune persone, non molte, ci sono alcune persone che hanno una marcia in più. A queste persone non sta bene consumare il proprio transito terrestre semplicemente per espletare queste funzioni di base. E quindi queste persone cosa fanno? Si fanno delle domande. Se possibili trovano delle risposte. Se poi non le trovano non fa niente, già farsi delle domande è molto importante. Cercano, se non di rompere, di intaccare, di graffiare, di scalfire le catene che imprigionano la vita umana, che ovviamente è predeterminata. Noi da alcune cose non possiamo derogare, dal dolore, dalla morte e così via. Queste persone evidentemente vivono la vita in maniera molto diversa e assomigliano molto al ghiro, il quale ghiro non sa ovviamente, però ha coscienza che la maggior parte dell'anno starà a dormire. Infatti questo piccolo roditore che tutti quanti conosciamo è famoso come l'animale che dorme più di ogni altro animale al mondo. Il ghiro ha perfettamente coscienza che passerà la maggior parte del proprio anno dormendo e quindi cerca di vivere la propria estate nella maniera più forsennata e parossistica possibile, cercando di vivere quanto è più possibile esperienze, che saranno quelle ovviamente connaturate al suo essere ghiro, in maniera enorme. Ecco, Byron ha vissuto così, ha vissuto proprio come l'estate di un ghiro, ha vissuto questa sua vita in maniera forsennata, parossistica, con una velocità enorme, cercando di fare quante più cose possibili. Io non solo ho trovato la frase felicissima, ma tra l'altro l'ho trovata di una simpatia enorme, perché a proposito degli stereotipi, nella letteratura dell'epoca si paragonavano i grandi uomini al leone, alla tigre, cioè ad animali nobili, forti, intelligenti e così via. Invece prendere l'uomo nella sua accezione più straordinaria, quella che il grande commediografo greco Menandro diceva, grande cosa è l'uomo quando è veramente tale, prendere quest'uomo nella sua accezione più nobile e paragonarlo a un piccolissimo roditore mi è sembrata una cosa veramente brillantissima e simpaticissima. D'altra parte, Byron è simpaticissimo e divertentissimo, non solamente nelle sue lettere, nei suoi diari, ma anche in moltissime, moltissime opere, ovviamente in particolare il filone ironico-satirico. Io penso che, cioè, a me non risulta che il ghiro sia proverbiale per avere un'attività particolarmente intensa quando non dorme, per cui ho l'impressione che qui Byron sta parlando dell'uomo in generale, non dell'uomo eccezionale. Dice, cosa siamo? Siamo tu, lui ha sempre questa idea in fondo pessimista, malinconica, cinica dell'umanità. Tutti, anche lui, mi sono svegliato, ho passato 2 ore a vestirmi, questo lo faceva lui perché nessuno di noi passa 3 ore a vestirsi, perché appunto era un dandy. E dice, alla fine poi della vita dell'uomo,
cosa rimane? Rimane l'estate, rimane quello sprazzo d'estate, ma lo dice con un senso di non, per cui non è il grande uomo Chiro, Chiro è l'uomo comune, e lui si ricorda, questa è la sua forse grandezza, che lui si riconosce in questa pochezza dell'umanità. L'umanità vive un attimo, perché la gran parte delle nostre attività ovviamente sono dettate dalle nostre necessità biologiche, dalle convenzioni e così via. Rimane poi qualche minuto, un po' di estate, di un ghiro che è proprio un animale che non è. Per cui io la vedrei la frase in un'interpretazione leggermente diversa, però naturalmente è affascinante questa interpretazione, sì, invece posso... dell'intensità. Ho inserito questa osservazione mutuata dai diari di Byron assieme ad altre osservazioni che concorrono a questo qui. Quello che dice il professore è giustissimo, c'è una frase di Byron che io ho paragonato un po' ad una frase che disse Pasolini a proposito del montaggio. Cioè Pasolini disse: se noi mettiamo assieme tutti i momenti veramente degni di essere vissuti, di una vita, poi alla fine se li mettiamo assieme, quante ore saranno? Quanti giorni saranno? Saranno pochi, tutto il resto è semplicemente un vivere ordinario. Ecco, Byron dice più o meno la stessa cosa. Dice: sono così pochi i momenti in cui ci accorgiamo di vivere ad altissimo livello che poi tutto il resto è sprecato. Però se ho letto quella frase è perché quella frase va accomunata anche ad altre frasi che stanno nel proprio interno. D'altra parte, chi di voi vuole leggere per cortesia? L'obiettivo dell'esistenza è la sensazione. Sentire che esistiamo, anche se nel dolore. È questo vuoto esigente che ci spinge a giocare d'azzardo, a batterci, a viaggiare, a studi smodati di qualunque genere, la cui attrattiva principale sta nell'eccitamento inseparabile della loro attuazione. Ecco, quindi c'è proprio Tomasi di Lampedusa. Di Byron, di cui sentiremo adesso una scelta, viene espresso questa passione, la fine della passione. Lui dice, quando, cioè a noi fa sempre ridere perché ormai abbiamo superato quell'età, a 21 anni la vita è finita, tutto quello, le passioni maggiori non si conosceranno mai più, eccetera. Lui naturalmente viveva più intensamente la maggior parte di noi, però certo sorprendono, insomma, queste esperienze le esprime anche in poesia, per esempio in quella poesia che comincia "Non andremo più", no? Così noi non andremo più vagando, tanto tardi nella notte, anche se ancora, come sempre, ama il cuore e come sempre splende la luna, perché la spada consuma il fodero e dall'anima il petto è consumato. Deve aver posa il cuore per rivivere e riposare, amore. Benché la notte sia fatta per amare e troppo presto il giorno ritorni, pure noi non andremo più vagando al lume della luna. E Byron ha scritto all'amico poeta Thomas More dopo una frenesia di un carnevale veneziano. Ha vissuto 3 anni a Venezia e Byron ha vissuto in maniera intensissima i carnevali, tant'è vero che poi è arrivato il martedì grasso, subito dopo stava a letto per una decina di giorni, anche con la febbre a 40, proprio perché aveva fatto tutti gli stravizi possibili e immaginabili, e quindi si sentiva esausto e quindi scrive questa lettera, scusate, questa poesia, come se fosse effettivamente del tutto stanco e come se tutte le sue storie erotiche fossero terminate. Di memorabilia del suo amante Clint Eastwood c'è questa strofa che quindi viene letta sullo schermo, è molto famosa, quindi la numero 6 e poi io direi la numero 9. V'è una fonte di piacere nei boschi senza sentiero, v'è un rapimento sulla solitaria spiaggia, v'è una compagnia da nessuno disturbata presso il mare profondo, e v'è musica nel boato di questo. Io non amo di meno l'uomo, ma di più la natura, in seguito a questi nostri incontri, nei quali io mi allontano furtivamente da tutto ciò che posso essere ora o essere stato prima, per unirmi all'universo
e sentire quel che non posso mai esprimere, eppure nemmeno interamente celare. E la numero 9. Spirito non fu mai in armonia con l'animo degli uomini, né guardò mai alla terra con occhi umani. La loro sete di ambizione non era la mia. Il fine della loro esistenza non era il mio. Le mie gioie, i miei dolori, le passioni, i miei piaceri mi resero loro estraneo. Sì, quindi due brani quando Byron tornò dal Grand Tour di cui adesso parliamo, e tutti quanti lo identificarono con il personaggio. A volte addirittura i migliori salotti londinesi se lo disputarono, a volte saltavano dei passaggi, invece di dire invitiamo Lord Byron, dicevano invitiamo il giovane Harold, il protagonista dell'opera. Qui c'è tutto il romanticismo, cioè il fatto che non ci si senta uguale agli altri, ritorna il discorso del ghiro, perché evidentemente la persona che parla prova determinate sensazioni che ritiene che gli altri non provino, coltiva i valori dello spirito che evidentemente altri non provano, e trova invece un rapporto particolare, un'affinità straordinaria nei confronti della natura. E quanto più la natura è incontaminata, selvaggia, aspra, ruvida, grezza, scabra, più va bene, perché evidentemente è una natura non toccata, non guastata, non contaminata dall'uomo. Questa prima strofa che abbiamo letto comunque c'è lo zampino di Shelley, e quindi per interposta persona del poeta della prima generazione romantica Wordsworth, questo atteggiamento panico nei confronti della natura. Comunque il Grand Tour. Dunque Byron abbiamo detto che ha avuto una vita intensissima, però è facilmente schematizzabile, molto facilmente schematizzabile. Quindi ricapitoliamo, è nato nel 1788 in Inghilterra, a Londra, è morto nel 1824 a Missolungi. La sua vita, ripeto, è facilmente schematizzabile. Ci sono quattro momenti: è stato in Inghilterra, poi si è assentato per due anni per il Grand Tour, poi è tornato, diciamo, per tre anni in Inghilterra, e poi si è autoesiliato ed è andato a vivere in Italia, però poi sappiamo che ha continuato, c'è stato un appendice in Grecia. Quindi quattro momenti facilmente ricordabili: l'Inghilterra, il Grand Tour, l'Inghilterra e l'esilio. Ora, il Grand Tour è un'esperienza che all'epoca era abbastanza comune a moltissimi aristocratici inglesi, anzi era una cosa tutto sommato usuale. I grandi aristocratici inglesi mandavano i propri figli, più o meno attorno a 18, 19, 20 anni, con chaperon, con tutori, con tutrici, per un paio d'anni nel sud dell'Europa. E il sud dell'Europa 9 su 10 significava l'Italia, perché la Grecia rientrava nell'impero ottomano e quindi era off limits, non era praticabile, la Spagna era poco battuta, quindi soprattutto l'Italia. Che cosa si cercava? Tante cose si cercavano. Si cercavano le vestigia classiche, in un momento in cui con il neoclassicismo la classicità tornò di moda. Si cercava il sole. E Byron le sue due opere maggiori le ha scritte col sole, non con, sono parole sue, non parole mie, con i cieli grigi inglesi diventati ancora più grigi per il fumo delle ciminiere, perché Byron a suo modo è figlio anche delle due rivoluzioni che ci sono state nel Settecento, la rivoluzione industriale e la rivoluzione francese. Quindi si cercavano le vestigia classiche, si cercava il sole, si cercava il peccato, si cercavano una serie di esperienze che nella propria patria non potevano essere esperite. E questo peraltro lo sapevano anche tanti genitori, cioè tanti genitori inviavano i lord inglesi, i loro figli nel Grand Tour anche per svezzarli, cioè per affinché subissero un processo di iniziazione, un periodo
brillante e divertente, poi tornati in Inghilterra sarebbero dovuti diventare i reggenti dello Stato. Quindi era una specie di intervallo nella vita molto serrata e in preda a costumi molto molto forti dell'aristocrazia inglese. Però Byron è un po' diverso, il Grandudir Byron. Prima cosa, non aveva soldi. Lui diventò lord dopo un'infanzia trascorsa in miseria, diventò lord all'età di 10 anni, e però in realtà non ebbe molti soldi, ebbe semplicemente dei possedimenti, tra cui casa sua e Newstead Abbey, erano in totale rovina, spesse volte addirittura con delle ipoteche, quindi lui non aveva soldi e quindi fece carte false per avere i soldi per partire per il Grand Tour. Ancora, c'erano le guerre napoleoniche, e quindi che cosa fa Byron? Evita la Francia e l'Italia e percorre un tour molto inedito, il Portogallo, la Spagna, mentre c'è la guerra tra Spagna e Francia, Malta, e poi va in Grecia e in Albania. Un po' di successo del Child Herald è proprio sulle pagine, grazie alle pagine sull'Albania, un paese del tutto sconosciuto all'epoca, che quindi intrigava moltissimo il lettore inglese, e Byron ci sguazzava. Uno dei suoi dipinti più celebri è lui vestito con un ricchissimo capo di abbigliamento pagato 50 guinee, sia la madre molto fiero di questo albanese. Quindi il suo Grand Tour è un Grand Tour del tutto atipico come scenari. Poi buona parte di questo Grand Tour si è riversata nel pellegrinaggio del giovane Aroldo, che lui ha scritto en passant, cioè per lui non voleva essere un'opera importante. Mentre il suo compagno di viaggio Hobhouse, partendo con Byron, si era portato dietro moltissimi fogli e poi addirittura galloni di inchiostro per poter scrivere il viaggio, lui non voleva scrivere niente. E poi alla fine invece ha scritto un libro che è di un'importanza enorme. In tutto ciò, non voglio insistere sull'argomento, il suo Grand Tour è stato anche per provare delle esperienze di natura omosessuale che in Inghilterra non poteva provare, perché l'omosessualità all'epoca era incredibilmente ostacolata in Inghilterra, cioè se si veniva scoperti in flagrante c'erano dei processi che duravano pochissimo. Paradossalmente, se veniva beccato l'aristocratico con lo scudiero o lo stalliere, era soprattutto l'aristocratico che rischiava di più, proprio per dare l'esempio. Queste povere persone venivano messe alla gogna o alla berlina, dovevano subire per un paio di giorni lanci di ogni tipo di oggetto, escrementi, pietre, animali morti. Una persona, prima di essere uccisa, perché poi venivano regolarmente impiccati, qualche giorno dopo diventò addirittura cieco a causa di tutte le cose che gli vennero buttate addosso. Quindi lui ha fatto il Grand Tour anche per questo, e noi lo sappiamo perché siamo riusciti, io parlo col plurale maiestatis, ma ovviamente non è merito mio, siamo riusciti a decodificare delle lettere che lui inviava in un codice particolare affinché nessuno le potesse capire. Le inviava un suo amico inglese, e poi dal 2000 l'editore per eccellenza di Byron, Murray, ha finalmente aperto gli archivi e ha dato il permesso a tutti gli studiosi di accedere a molte fonti, lettere e così via, che fino a quel momento non era possibile conoscere. Quindi siamo sicuri al 100% di questo. Il mio libro, comunque lo si voglia giudicare, è un libro in cui credo di non inventarmi niente. Tra l'altro ci sono 753 note e 40 pagine di fonti, che ovviamente il lettore medio può sicuramente saltare a più pari, solamente se una persona è molto interessata a Byron magari se le può leggere. Perché ho fatto tutto questo, soprattutto le 40 pagine di fonti? Perché volevo sottolineare il fatto che non mi sono inventato niente, non c'è una sola virgola che non abbia un riscontro ben preciso in lettere, diari di Byron o di persone del suo entourage. 3 anni trascorsi in Inghilterra, Byron ha dato fastidio.
ed è stato fondamentalmente costretto dai fatti ad andarsene, perché ci sono state delle scene di isteria collettive che magari possono essere paragonate a quelle che qualche decennio dopo ci saranno a proposito di Oscar Wilde. La gente, vedendolo passare per strada, gli sputava ai piedi oppure cambiava marciapiede. Nei salotti e nei teatri, quando entrava lui, le altre persone se ne andavano. I giornali, tranne quattro giornali, lo hanno epitetato in maniera incredibile, paragonandolo a persone nefaste: Riccardo III, Tigellino, Nerone, Elio Gabalo, Enrico VIII e così via. E fu accusato di tantissime cose: di omosessualità, di adulterio, di sodomia, di incesto. Ma al di là di questo, fu un personaggio insopportabile per l'aristocrazia inglese, sin da quando alcuni anni prima aveva proferito quel primo intervento di cui vi ho parlato prima, quello a proposito dei tessitori di Nottingham. Fu un personaggio veramente scomodo e quindi si approfittò di questo per mandarlo via. Tenete presente che quando finalmente decise di andare via, la sua carrozza fu scortata fino a Dover dalle carrozze di molte donne inglesi che volevano fino all'ultimo secondo vedere da vicino Byron che partiva. Quando lui affittò una villa di Odati sul lago di Ginevra in Svizzera, dove poi è nato quel frangente particolare della scommessa, il Frankenstein, il vampiro e così via, molti di voi lo sapranno, pensate che molte donne inglesi che venivano apposta dall'Inghilterra in Svizzera avevano affittato un palazzo di fronte dall'altra parte del lago di Secheron. Nel prezzo dell'affitto erano inclusi i cannocchiali per vedere dall'altra parte del lago che cosa mai poteva fare Byron. Che nessuno riesce a capire, una meraviglia al di là di ogni misura, sebbene ci dispiaccia molto che in questo mondo sublime il piacere sia un peccato e talvolta il peccato sia un piacere. Pochi mortali hanno chiara la meta che vorrebbero raggiungere: la gloria, il potere, l'amore, la ricchezza. Il viaggio si fa sempre lungo sentieri tortuosi, incerti, e quando si giunge al traguardo, voi sapete che moriamo. E poi, che avviene? Non lo so, non più di voi. E allora, buonanotte al secchio. Byron fu Pope, Alexander Pope, un grande scrittore del Settecento, del secolo prima, che i romantici non sopportavano. E quindi già ci troviamo in una situazione un po' complicata. Un romantico, più romantico di così non si può, che ama Pope, il secolo precedente, che non c'entra niente col romanticismo. Questo amore per Pope era rimasto sottocutaneo, cioè brace, viva però coperta. Cosa succede? Succede che in Italia lui riscopre Pope, lo sposa con la letteratura epica italiana, per esempio Pulci. Lui adorava moltissimo Pulci, ha tradotto anche un canto dall'italiano all'inglese del Morgante Maggiore, e scrive due o tre opere che sono deliziose. Sempre Tomasi di Lampedusa, che vi ricordavo prima, lo scrittore del Gattopardo, ritiene che leggere il Don Giovanni di Byron è una delle esperienze più straordinarie che un uomo di cultura possa avere nella sua vita. E tra l'altro è un'opera incompiuta, tenete presente. Ora, che cosa fa Byron? Byron prende una cosa bellissima da Pope, il bathos, con la B, non con la P, con la B di Bologna, non con la P di Palermo. Cioè praticamente è un anticlimax. Lui che cosa fa? Arriva ad un certo punto, crea un determinato grado di attesa e poi facilmente nell'ultimo verso dell'ottava lo capovolge. Vi faccio un esempio. Don Giovanni, che ovviamente non se l'è inventato Byron, ma è quello creato da Tirso de Molina, c'è Mozart, da Ponte, Molière e così via, insomma non se l'è inventato lui. Nel caso specifico è un ragazzo che nasce a Siviglia a 16 anni ed è bellissimo. Questo ragazzo è bellissimo, ha più volte rapporti sessuali con una donna bellissima a Siviglia, viene beccato in flagrante dal marito della donna e quindi la mamma
di Don Giovanni e dice: te ne devi andare, ormai è terra bruciata per te. Lo mette su una nave e quindi Don Giovanni si allontana dalla Spagna. Una sera sta sul ponte della nave e rimugina su quello che gli è accaduto e si rende conto che con quella nobil donna spagnola non era semplicemente sesso, l'ama, cioè prova un qualche cosa, il suo cuore sbatte sempre di più, sbatte fortissimo, sente di amare questa donna, il più grande amore della sua vita, e a un certo punto vomita perché il movimento della nave gli crea un rigurgito per cui rimette tutto, come a volte può capitare su una nave. Questo è un esempio di anticlimax, cioè mentre si sta parlando dell'amore, una cosa su cui tutti i poeti non facevano altro che decantare, lui a un certo punto subito dopo mette il vomito. È una cosa veramente straordinaria. Lui che cosa fa a un certo punto? Quando scopre questo filone ironico-satirico, lui si mette a ridere su se stesso romantico e si mette addirittura a dire: ma guarda che creduloni coloro che hanno creduto nelle facezie che scrivevo. E ce l'ha a morte con il romanticismo. Faccio un miei: il mondo deve girare sul proprio asse. Tutti gli uomini girano con esso e muoiono, insieme con tutti gli altri animali. Viviamo, moriamo, facciamo l'amore, paghiamo le tasse, attenti a dover spostare le vele quando il vento mutevole cambia direzione. Il re ci comanda, il dottore ciarlatano gracida, il prete ci catechizza, e così la nostra vita esala come un breve soffio. Amore, vino, ambizione, fama, lotte, preghiere, non rimane che polvere, forse un nome. Un'occasione bellissima che ci ha dato il libro di Patanè, no? Che come vedete poi abbiamo veramente appena sfiorato, cioè abbiamo parlato, qualcosa abbiamo già un po' approfondito grazie a lui, ma però è un libro dove, no, che non si finisce di stupirci, invece di stupirci, di offrirci degli spunti, e proprio desiderio poi di continuare a frequentare al fondo questa straordinaria genialità, perché poi rimane il nome, no? In qualche modo rimangono queste frasi che, come diceva appunto Lampedusa, e spero che molti di voi saranno stimolati a cercare quelle non facilmente reperibili traduzioni del Don Giovanni, o leggerlo anche in originale, perché poi è un inglese piuttosto facile da leggere. E quello si trova tutto facilmente scaricabile, no? Senza di frequentare questi scrittori che a distanza di due secoli oramai, no? Rimangono straordinariamente vitali, proprio con questo anti-climax, no? Che diceva Patanè, per cui proprio che ci sgonfia dalle nostre pretese, no? E vede sempre poi anche con un senso di umanità, no? Vede la debolezza umana, vede la fragilità dei rapporti umani, delle passioni e così via, no? le vive intensamente, allo stesso tempo sa che sono delle cose effimere, no? E che siamo delle cose effimere, e dire tutto questo e dirlo anche con tutto questo umorismo e dirlo in queste ottave, perché naturalmente leggerlo in traduzione queste bellissime cose perde poi tutto, perché il gusto è che poi c'è la rima che ti sbatte lì, no? E poi vomitò, no? Quel vomitò rima con prima che dice amò, no? È proprio la rima fra due cose così diverse che poi fa scattare il riso, anche il riso, insomma l'umorismo. E Patanè ancora vuole concludere? Vogliamo chiedere magari... Ah sì, abbiamo due minuti esatti per le domande. Io volevo dire una cosa, se posso, innanzitutto ringraziarvi, poi le domande volentieri. Io ho letto il libro di Patanè, non l'ho finito, dico la verità, però nonostante l'aspetto ponderoso è piacevolissimo e facile da leggere, quindi veramente piacevole. Volevo ringraziare il professor Bacigalupo e Vincenzo, i ragazzi Diego, Ilaria e Giulia. Là c'è anche, piccola cosa, latere, un libricino che ha scritto Diego, che è una cosa molto bella, una storia vera che a me è piaciuta molto. Quindi, visto che lui è lettore, gli ho chiesto di portarlo. Finite voi. Chiediamo se c'è.
mandavano i propri figli, più o meno attorno a 18, 19, 20 anni, e ai con chaperon, con tutori, con tutrici, per un paio d'anni nel sud dell'Europa. E il sud dell'Europa 9 su 10 significava l'Italia, perché la Grecia rientrava nell'impero ottomano e quindi era off limits, non era praticabile, la Spagna era poco battuta, quindi soprattutto l'Italia. Che cosa si cercava? Tante cose si cercavano. Si cercavano le vestigia classiche, in un momento in cui con il neoclassicismo la classicità tornò di moda. Si cercava il sole. E Byron le sue due opere maggiori le ha scritte col sole. Non con, sono parole sue, non parole mie, con i cieli grigi inglesi diventati ancora più grigi per il fumo delle ciminiere, perché Byron a suo modo è figlio anche delle due rivoluzioni che ci sono state nel Settecento, la rivoluzione industriale e la rivoluzione francese. Quindi si cercavano le vestigia classiche, si cercava il sole, si cercava il peccato, si cercavano una serie di esperienze che nella propria patria non potevano essere esperite. E questo peraltro lo sapevano anche tanti genitori, cioè tanti genitori inviavano i lord inglesi, i loro figli nel Grand Tour, anche per svezzarli, cioè per affinché subissero un processo di iniziazione, un periodo brillante e divertente, poi tornati in Inghilterra sarebbero dovuti diventare i reggenti dello Stato. Quindi era una specie di intervallo nella vita molto serrata e in preda a costumi molto molto forti dell'aristocrazia inglese. Però Byron è un po' diverso, il Grand Tour di Byron. Prima cosa, non aveva soldi. Lui diventò lord dopo un'infanzia trascorsa in miseria, diventò lord all'età di 10 anni, e però in realtà non ebbe molti soldi, ebbe semplicemente dei possedimenti, tra cui casa sua e Newstead Abbey, erano in totale rovina, spesse volte addirittura con delle ipoteche, quindi lui non aveva soldi e quindi fece carte false per avere i soldi per partire per il Grand Tour. Ancora, c'erano le guerre napoleoniche, e quindi che cosa fa Byron? Evita la Francia e l'Italia e percorre un tour molto inedito, il Portogallo, la Spagna, mentre c'è la guerra tra Spagna e Francia, Malta, e poi va in Grecia e in Albania. Un po' di successo del Child Herald è proprio sulle pagine, grazie alle pagine sull'Albania, un paese del tutto sconosciuto all'epoca, che quindi intrigava moltissimo il lettore inglese, e Byron ci sguazzava. Uno dei suoi dipinti più celebri è lui vestito con un ricchissimo capo di abbigliamento pagato 50 guinee, disse alla madre, molto fiero di questo albanese. Quindi il suo Grand Tour è un Grand Tour del tutto atipico come scenari. Poi buona parte di questo Grand Tour si è riversata nel pellegrinaggio del giovane Aroldo, che lui ha scritto en passant, cioè per lui non voleva essere un'opera importante. Mentre il suo compagno di viaggio Hobhouse, partendo con Byron, si era portato dietro moltissimi fogli e poi addirittura galloni di inchiostro per poter scrivere il viaggio, lui non voleva scrivere niente. E poi alla fine invece ha scritto un libro che è di un'importanza enorme. In tutto ciò, non voglio insistere sull'argomento, il suo Grand Tour è stato anche per provare delle esperienze di natura omosessuale che in Inghilterra non poteva provare, perché l'omosessualità all'epoca era incredibilmente ostacolata in Inghilterra, cioè se si veniva scoperti in flagrante c'erano dei processi che duravano pochissimo. Paradossalmente, se veniva beccato l'aristocratico con lo scudiero
o lo stalliere era soprattutto l'aristocratico che rischiava di più, proprio per dare l'esempio. Queste povere persone venivano messe alla gogna o alla berlina, dovevano subire per un paio di giorni lanci di ogni tipo di oggetto, escrementi, pietre, animali morti. Una persona, prima di essere uccisa, perché poi venivano regolarmente impiccati, qualche giorno dopo diventò addirittura cieco a causa di tutte le cose che gli vennero buttate addosso. Quindi lui ha fatto il Grand Tour anche per questo, e noi lo sappiamo perché siamo riusciti, io parlo col plurale maiestatis, ma ovviamente non è merito mio, siamo riusciti a decodificare delle lettere che lui inviava in un codice particolare affinché nessuno le potesse capire, le inviava un suo amico inglese. E poi dal 2000 l'editore per eccellenza di Byron, Murray, ha finalmente aperto gli archivi e ha dato il permesso a tutti gli studiosi di accedere a molte fonti, lettere e così via, che fino a quel momento non era possibile conoscere. Quindi siamo sicuri al 100% di questo. Il mio libro, comunque lo si voglia giudicare, è un libro in cui credo di non inventarmi niente. Tra l'altro ci sono 753 note e 40 pagine di fonti, che ovviamente il lettore medio può sicuramente saltare a pie pari, solamente se una persona è molto interessata a Byron magari se le può leggere. Perché ho fatto tutto questo, soprattutto le 40 pagine di fonti? Perché volevo sottolineare il fatto che non mi sono inventato niente, non c'è una sola virgola che non abbia un riscontro ben preciso in lettere, diari di Byron o di persone del suo entourage. 3 anni trascorsi in Inghilterra, Byron ha dato fastidio ed è stato fondamentalmente costretto dai fatti ad andarsene, perché ci sono state delle scene di isteria collettive che magari possono essere paragonate a quelle che qualche decennio dopo ci saranno a proposito di Oscar Wilde. La gente, vedendolo passare per strada, gli sputava ai piedi oppure cambiava marciapiede. Nei salotti e nei teatri, quando entrava lui, le altre persone se ne andavano. I giornali, tranne 4 giornali, lo hanno epitetato in maniera incredibile, paragonandolo a persone nefaste: Riccardo III, Tigellino, Nerone, Elio Gabalo, Enrico VIII e così via. E fu accusato di tantissime cose: di omosessualità, di adulterio, di sodomia, di incesto. Ma al di là di questo, fu un personaggio insopportabile per l'aristocrazia inglese, sin da quando alcuni anni prima aveva proferito quel primo intervento di cui vi ho parlato prima, quello a proposito dei tessitori di Nottingham. Fu un personaggio veramente scomodo e quindi si approfittò di questo per mandarlo via. Tenete presente che quando finalmente decise di andare via, la sua carrozza fu scortata fino a Dover dalle carrozze di molte donne inglesi che volevano fino all'ultimo secondo vedere da vicino Byron che partiva. Quando lui affittò una villa di Odati sul lago di Ginevra in Svizzera, dove poi è nato quel frangente particolare della scommessa, il Frankenstein, il vampiro e così via, molti di voi lo sapranno, pensate che molte donne inglesi che venivano apposta dall'Inghilterra in Svizzera avevano affittato un palazzo di fronte dall'altra parte del lago di Secheron. Nel prezzo dell'affitto erano inclusi cannocchiali per vedere dall'altra parte del lago che cosa mai poteva fare Byron. No, che nessuno riesce a capire, una meraviglia al di là di ogni misura, sebbene ci dispiaccia molto che in questo mondo sublime il piacere sia un peccato e talvolta il peccato sia un piacere. Pochi mortali hanno chiara la meta che vorrebbero raggiungere: la gloria, il potere, l'amore, la ricchezza. Il viaggio si fa sempre lungo sentieri tortuosi, incerti, e quando si giunge al traguardo, voi sapete che moriamo. E poi? Che avviene? Non lo so, non più di voi. E allora, buonanotte al secchio. Byron fu Pope, Alexander Pope, un grande scrittore del Settecento, del secolo prima, che i romantici non sopportavano. E quindi già ci troviamo in una situazione un po' complicata. Un romantico, più romantico di così non si può, che ama Pope,
secolo precedente, che non c'entra niente col romanticismo. Questo amore per Popper è rimasto sottocutaneo, cioè brace, viva però coperta. Cosa succede? Succede che in Italia lui riscopre Pop, lo sposa con la letteratura epica italiana, per esempio Pulci. Lui adorava moltissimo Pulci, ha tradotto anche un canto dall'italiano all'inglese del Morgante Maggiore, e scrive due o tre opere che sono deliziose. Sempre Tomasi di Lampedusa, che vi ricordavo prima, lo scrittore del Gattopardo, ritiene che leggere il Don Giovanni di Byron è una delle esperienze più straordinarie che un uomo di cultura possa avere nella sua vita. E tra l'altro è un'opera incompiuta, tenete presente. Ora, che cosa fa Byron? Byron prende una cosa bellissima da Pope, il Bathos, con la B, non con la P. Con la B di Bologna, non con la P di Palermo. Cioè praticamente è un anticlimax. Lui che cosa fa? Arriva ad un certo punto, crea un determinato grado di attesa e poi facilmente nell'ultimo verso dell'ottava lo capovolge. Vi faccio un esempio. Don Giovanni, che ovviamente non se l'è inventato Byron, ma è quello creato da Tirso de Molina, c'è Mozart, da Ponte, Molière e così via, insomma non se l'è inventato lui. Nel caso specifico è un ragazzo che nasce a Siviglia a 16 anni ed è bellissimo. Questo ragazzo è bellissimo, ha più volte rapporti sessuali con una donna bellissima a Siviglia, viene beccato in flagrante dal marito della donna e quindi la mamma di Don Giovanni dice: te ne devi andare, ormai è terra bruciata per te. Lo mette su una nave e quindi Don Giovanni si allontana dalla Spagna. Una sera sta sul ponte della nave e rimugina su quello che gli è accaduto e si rende conto che con quella nobil donna spagnola non era semplicemente sesso, l'ama, cioè prova un qualche cosa, il suo cuore sbatte sempre di più, sbatte fortissimo, sente di amare questa donna, il più grande amore della sua vita, e a un certo punto vomita perché il movimento della nave gli crea un rigurgito per cui rimette tutto, come a volte può capitare su una nave. Questo è un esempio di anticlimax, cioè mentre si sta parlando dell'amore, una cosa su cui tutti i poeti non facevano altro che decantare, lui a un certo punto subito dopo mette il vomito. È una cosa veramente straordinaria. Lui che cosa fa a un certo punto? Quando scopre questo filone ironico-satirico, lui si mette a ridere su se stesso romantico e si mette addirittura a dire: ma guarda che creduloni coloro che hanno creduto nelle facezie che scrivevo. E ce l'ha a morte con il romanticismo. Faccio un miei: il mondo deve girare sul proprio asse. Tutti gli uomini girano con esso e muoiono, insieme con tutti gli altri animali. Viviamo, moriamo, facciamo l'amore, paghiamo le tasse, attenti a dover spostare le vele quando il vento mutevole cambia direzione. Il re ci comanda, il dottore ciarlatano gracida, il prete ci catechizza, e così la nostra vita esala come un breve soffio. Amore, vino, ambizione, fama, lotte e preghiere, non rimane che polvere, forse un nome. Un'occasione bellissima che ci ha dato il libro di Patanè, no? Che come vedete poi abbiamo veramente appena sfiorato, cioè abbiamo parlato, qualcosa abbiamo già un po' approfondito grazie a lui, ma però è un libro dove, no, che non si finisce di stupirci, invece di stupirci, di offrirci degli spunti, e proprio il desiderio poi di continuare a frequentare al fondo questa straordinaria genialità, perché poi rimane il nome, no? In qualche modo rimangono queste frasi che, come diceva appunto da Lampedusa, e spero che molti di voi saranno stimolati a cercare quelle non facilmente reperibili traduzioni del Don Giovanni, o leggerlo anche in originale, perché poi è un inglese piuttosto facile da leggere. E quello si trova tutto facilmente scaricabile, no? Senza di frequentare questi scrittori che a distanza di due secoli oramai, no,
rimangono straordinariamente vitali, proprio con questo anti-climax, no? Che diceva Patané, per cui proprio ci sgonfia dalle nostre pretese, no? E vede sempre poi anche con un senso di umanità, no? Vede la debolezza umana, vede la fragilità dei rapporti umani, delle passioni e così via, no? Le vive intensamente, allo stesso tempo sa che sono delle cose effimere, no? E che siamo delle cose effimere. E dire tutto questo e dirlo anche con tutto questo umorismo e dirlo in queste ottave, perché naturalmente leggerlo in traduzione queste bellissime cose perde poi tutto, perché il gusto è che poi c'è la rima che ti sbatte lì, no? E poi vomitò, no? Quel vomitò rima con prima che dice amò, no? È proprio la rima fra due cose così diverse che poi fa scattare il riso, anche il riso, insomma l'umorismo. E Patané ancora vuole concludere? Abbiamo 2 minuti esatti per le domande. Io volevo dire una cosa, se posso. Beh, innanzitutto ringraziarvi, poi le domande volentieri. Io ho letto il libro di Patané, non l'ho finito, dico la verità, però nonostante l'aspetto ponderoso è piacevolissimo e facile da leggere, quindi è veramente piacevole. Volevo ringraziare il professor Bacigalupo e Vincenzo, i ragazzi Diego, Ilaria e Giulia. Là c'è anche, piccola cosa, latere, un libricino che ha scritto Diego, che è una cosa molto bella, una storia vera che a me è piaciuta molto. Quindi, visto che lui è lettore, gli ho chiesto di portarlo. Finite voi.